Buonasera dal telegiornale di TSD. Apriamo questa edizione del nostro notiziario anche oggi con gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus. In Toscana, infatti, sono 82 in più rispetto alla giornata di ieri le persone risultate positive al Covid-19, con un'età media di 35 anni circa. Di questi, 15 sono relativi alla provincia di Arezzo. Si tratta di una ventenne a Capolona in isolamento domiciliare in quanto Pauci sintomatica, rientrata da Cervia, a Castiglion Fibocchi di una donna di 50 anni già in isolamento domiciliare, a Civitella in Valdichiana di una 26enne, di un 28enne già in isolamento domiciliare, asintomatici e rientrati entrambi da Ibiza. A Montevarchi di un 28enne già in isolamento domiciliare in quanto contatto di un caso che era rientrato da Rimini, a San Giovanni Valdarno di un uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto Pauci sintomatico, rientrato dalla Sardegna, e di una donna di 74 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, è rientrata da Palma di Maiorca. Ad Arezzo sono 4 i casi: un uomo di 71 anni ricoverato in ospedale, sintomatico, rientrato da Forte dei Marmi, un 27enne già in isolamento domiciliare in quanto Pauci sintomatico, rientrato dalla Sardegna, un 32enne già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla Sardegna, e una donna di 68 anni ricoverata sintomatica, rientrata dalla Sardegna. A Fogliano della Chiana un ventenne già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato anche lui dalla Sardegna. A Capremese Michelangelo una donna di 54 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, rientrata dall'Albania. A Bibbiena un 36enne già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso asintomatico. Ad Ortignano Raggiolo di una donna di 39 anni già in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione, nel corso dell'attività di tracciamento dei contatti stretti, ha evidenziato per il momento 31 contatti per i casi della città di Arezzo, che sono già immediatamente posti in isolamento. Al momento nella ASL Toscana Sud-Est sono seguite 291 persone risultate positive al tampone. 2.120 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri paesi. Ci sono infine 3 persone presso il reparto di malattie infettive all'ospedale San Donato di Arezzo. L'identificazione dei casi e il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l'effettuazione di 1.811 tamponi, quindi continua a crescere l'attività di monitoraggio sul territorio. Ed oggi era l'ultimo giorno di lavori a Camaldoli per il convegno La Chiesa ai tempi della pandemia 2, riletture, esperienze, prospettive. Dopo il convegno svoltosi nel mese di giugno, questa seconda importante iniziativa di approfondimento, lo ricordiamo, unica nel suo genere a livello nazionale, propone, attraverso interventi di teologi, liturgisti, filosofi e storici, riletture, esperienze e prospettive per cercare di entrare in alcune delle problematiche teologiche e pastorali più delimitate, cercando anche di guardare al futuro. L'ultimo giorno di lavori è stato interamente dedicato a proporre prospettive per il futuro e ha previsto l'intervento del filosofo Stefano Biancu e dello storico Andrea Riccardi. Ampio spazio è stato poi dedicato al dibattito. Dal Casentino ci spostiamo adesso alla Val di Chiana, andiamo a scoprire il santuario della Madonna del Bagno di Castiglion Fiorentino. Santuario della Madonna del Bagno sorge in località Noceta, a pochi chilometri da Castiglion Fiorentino, in Valdichio.
Non è ben documentata l'origine di questo santuario, fatto risalire al 1200 circa. Il santuario è titolato alla Madonna del Bagno perché, secondo la leggenda di fondazione, nel luogo in cui esso sorge, la Vergine Maria apparve a due pastorelle chiedendo loro di costruire una cappella e facendo scaturire nel contempo, nello stesso luogo, una sorgente di acqua dalle virtù terapeutiche e taumaturgiche, che divennero ben presto strumento di innumerevoli prodigi per gli infermi che accorrevano da ogni parte. La prima notizia storica sicura sul santuario è documentata nel libro dei Partiti del comune di Castiglion Fiorentino nell'anno 1527. Allora esisteva una piccola chiesa che il comune prese sotto il proprio patrocinio nel 1563, a dimostrazione di quanto sia antica la devozione della comunità castiglionese verso il santuario. La vecchia e piccola chiesa fu ampliata nel 1711 e rifatta quasi completamente tra il 1874 e il 1887, a croce latina, con copertura a botte ad opera dell'architetto castiglionese Pietro Mancini. L'usanza di bere o fare il bagno nelle sue acque taumaturgiche è quindi assai remota e questo santuario rappresenta in qualche modo una piccola Lourdes della Val di Chio. L'immagine venerata all'interno del santuario è stata attribuita da qualche storico dell'arte al Sansovino, ma la cosa non è affatto certa. Si tratta comunque di una Madonna con bambino venerata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice. Nel rendere omaggio alla Madonna del Bagno a Castiglion Fiorentino si uniscono anche le comunità di Broglio, Castroncello, La Nave, Manciano e La Turrita Montecchio. Sabato 29 agosto alle 17 verrà inaugurata la prima galleria in Italia sulla fotografia italiana, una galleria a cielo aperto, un percorso di 30 opere dei più importanti autori della fotografia. La galleria è stata realizzata per volontà della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, che ha sede anche a Bibbiena e che da anni collabora con il Comune. Le 30 opere di grandi dimensioni che compongono questa galleria permanente sono state donate alla FIAF dai più importanti autori della fotografia italiana. Molti di essi saranno presenti all'inaugurazione, che ricordiamo sarà sabato 29 agosto alle 17 a Bibbiena. Le quattro stagioni di Vivaldi, interpretate da uno dei più giovani e talentuosi violinisti italiani, con un concerto fuori programma che si preannuncia trascinante e imperdibile ad Arezzo. E infatti prosegue la manifestazione Anfiteatro sotto le stelle, il cartellone estivo che propone cultura in uno dei luoghi più belli e magici della città di Arezzo. Domenica 30 agosto alle 21:15 all'Anfiteatro Romano sarà palcoscenico d'eccezione per Giovanni Andrea Zanon, che appena 22enne si esibirà con un violino solista e concertatore di un programma di grande impatto emotivo. Ad aprire il concerto, il Trillo del Diavolo, che nella trascrizione per violino e orchestra sarà l'omaggio di Zanon a Giuseppe Tartini, compositore di cui quest'anno ricorrono i 250 anni dalla morte. Una partitura tecnicamente molto impegnativa che ha conquistato intere generazioni di pubblico fino ad arrivare ad avere un posto speciale perfino nelle pagine di Dylan Dog. E sono 155.000 gli euro investiti dal Consorzio 2 Alto Valdarno per mitigare il rischio idraulico nel territorio di Montevarchi. Gli interventi hanno riguardato per ora il Dogana, dall'emissione in Arno fino alla confluenza del Borro di Caspri, in località Noferi e il Borro del Giglio, i due torrenti che attraversano i quartieri più urbanizzati della città. Gli interventi puntano al contenimento della vegetazione per migliorare lo scorrimento delle acque e per verificare le condizioni delle opere. Nel corso dell'attività sono state create piccole oasi verdi per garantire l'ombreggiatura delle acque a tutela della fauna.
Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buona serata. Arrivederci.